Amici di Diretta Sport, buongiorno da Selargius, perché sta per andare in scena il campionato di seconda categoria con la quinta giornata di campionato, le due squadre schierate in campo, Orione 96 contro Bariese. Pallone teso in mezzo dalla parte opposta, c'è Kois, arriva sul pallone. Il tunnel, ancora Kois, entra in area, prova il tiro, il pallone colpisce il palo e poi il doppio tocco. E alla fine Diop mette il vantaggio. L'Orione 1, Bariese 0. Zucca ancora per Pinna. La fine Pinna ancora per Diop. Diop in area di rigore, ancora Diop. Supera il portiere con un pallonetto perfetto. E sono 2-0, la magia di Diop che va a festeggiare così il raddoppio per il 2-0 dell'Orione. Di iniziale di partita, delle spine nel fianco della Bariese, non è riuscito ad arginare il numero 6. Tanto adesso però Semino ha provato, poi ci prova Franco Duarte con il tiro e la palla in rete. Il 2-1 con il tiro dalla distanza di Duarte, niente da fare questa volta per Mulana. Palla in avanti per Babucar, lo stop ottimo da parte di Mameli, posizione regolare per lui. Todde, pallone ancora in mezzo con il tiro sotto e la palla che finisce in rete. Il pareggio da parte della Bariese, con Semino a mettere il pallone in rete. Ancora in bambola la difesa dell'Orione. Per il suo destro c'è anche Kois a fianco a lui, ma è Pinna che andrà a battere. È pronto con il tiro a girare, la palla in rete, il calcio di punizione perfetto del capitano Pinna e il gol del nuovo vantaggio dell'Orione, 3-2. Evocatore in area di rigore, restano fuori intanto il pallone per Mameli che va a lottare e poi l'errore di Pirroni che va a calciare direttamente le gambe del suo avversario in area di rigore. Calcio di rigore per la Bariese. Mister Melis in panchina con mani sui fianchi dopo questo errore del suo difensore. Intanto la rincorsa a Semino spiazza il portiere e fa 3-3. Questo calcio di rinvio. Proprio quando l'arbitro fischia la fine della partita con questo pareggio che vuol dire 3-3 tra Orione e Bariese.